E sono Pazox, ben ritrovati su come completare questa volta la settimana 2 più la sfida finale di Brutus. Come al solito cerco di fare il video alla massima velocità. Inserisci il codice Pazox all'interno dello shop di Fortnite se vuoi supportare questo creatore. Il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video e tantissime nuove stories. La prima sfida è nasconditi in passaggi segreti in partite diverse e questa sfida potete collegarla a trova rifugi delle ombre. I rifugi delle ombre sono ben nascosti, ma eccovi tutti i punti sulla mappa su dove si trovano. E collegata ad essa potete anche fare la missione trasporta un avversario per 50 metri. Potete anche tranquillamente prendere uno scagnozzo e andare di là di qua. Apri i forzieri bloccati da uno scanner ID, potete sempre prendere un caro scagnozzo e piazzarlo lì davanti allo scanner. E poi arriva la missione più difficile, quella di completare la missione finale di Brutus. Una volta scelto lo stile, bisogna andare o allo yacht, o al pozzo, o allo squalo. Io vi consiglio lo yacht, che è molto più semplice. Dovete andare in questa esatta posizione, prendere il tutto e scappare via. Evitate più nemici possibili e poi vi recate verso la cassetta postale più vicino. Attenzione, dovete recarvi verso la vostra fazione. Se nel caso avete scelto Spettro, dovete andare su quella bianca e non su quella nera. E viceversa. Che dite pazzoti? Le sfide di Deadpool non sono state ancora rilasciate e se saranno impegnative farò un altro video. Che dite pazzoti? Ricordate di supportare questo creatore e spero che questo video sia stato velocissimo. Noi come al solito ci vediamo con dolcissimo e carnissimo.